Ben incontrati e buona giornata, cari amici. Oggi è venerdì, 2 luglio e iniziamo il nostro incontro sempre invocando il dono dello Spirito da parte del Padre, questa forza interiore che ci permette di apprezzare, di lasciarci attrarre dalla persona di Gesù come dono di Dio, dono del Padre, dono per la pienezza della nostra vita. Preghiamo così. O Padre, donami il tuo Santo Spirito che mi attiri a Gesù e io possa edificare la mia vita sulla roccia della sua parola, che io apra il cuore a Gesù. Anch'io, come il paralitico, possa udire la sua dolce parola, coraggio, figlio. Ti sono perdonati i peccati. Anch'io come Matteo possa udire l'invito seguimi. E così, incoraggiato e perdonato, possa seguirlo con vera gioia nel cammino della vita. Amen. Continuiamo la lettura del capitolo 9 di Matteo. Siamo al versetto 9, leggeremo fino al versetto 13. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto sul banco delle imposte e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori." Anche questo è un brano conosciuto, alcune delle frasi che ho letto sono note, sono ripetute, sono dentro il linguaggio della vita anche abbastanza comune. Interessante questo aspetto in questo Vangelo breve di Matteo. Gesù cammina e fa le sue scelte lungo le strade della vita. E passando e vedendo quest'uomo che è esattore delle tasse, che Gesù si ferma, lo guarda e gli dice: "Seguimi." E Matteo, attratto dal maestro che gli dice questa parola perentoria, decisa, forte, lascia tutto e lo segue. E poi c'è il secondo passaggio di questo brano. Probabilmente in casa di Matteo stesso, Gesù prende parte ad una cena e lui, i discepoli, e ci sono gli amici di Matteo, quindi i pubblicani e quindi dei peccatori, gente sconfessata e additata come, appunto, come maledetta da Dio, dai tutori della legge, dagli scribi e i farisei. E Gesù si trova a suo agio con loro, è a tavola e condivide il banchetto con loro. Ovviamente c'è una qualità dello stare a tavola di Gesù. Non sta a tavola solo per mangiare e bere, ma è lì a tavola per in qualche modo interloquire con il cuore delle persone che con lui condividono al banchetto.
non è un semplice consumare un pasto, ma è un comunicare la vita. Ed è questa l'intenzione di Gesù, entrare in contatto, agganciare la vita interiore delle persone, pescare nel fondo del cuore, fare una proposta di vita nuova non solo ai giusti, i quali non ne hanno bisogno, ma anche ad altri, ai cosiddetti peccatori. Gesù si propone come parola di vita per tutti. E è mosso dal desiderio di agganciare alla vita tutti. Questo è molto consolante per noi. Nell'ora in cui io mi allontanassi da Gesù, so che Lui è lì pronto ad agganciarmi, a riportarmi a Lui, perché io possa ritrovare in Lui una pienezza di gusto di vivere. Ma questo non solo con me, ma anche con tutti. Ed è bello che i discepoli di Gesù, in modo particolare noi preti che abbiamo il compito di evangelizzare, al quale compito abbiamo dedicato la nostra vita, siamo vicini a questo stile di Gesù. Non separati da nessuno, mescolati a tutti, ma con il preciso intento non solo di condividere gioie, dolori, fatiche, speranze, banchetti o meno, ma di star dentro la vita agganciando il cuore, comunicando in profondità, tentando di riportare il cuore dell'uomo alle sue esigenze e bisogni più profondi. Bello condividere questa missione di Gesù che è venuto per salvare, per avvicinare, proporre salvezza non ai sani, ma a coloro che di essa hanno maggiormente bisogno. Che tutto questo avvenga un po', almeno in parte, anche nella mia vita, nella nostra vita, che possiamo essere discepoli capaci di imitare il Maestro che avvicina tutti per offrire a tutti un po' della bellezza della sua vita, della salvezza, del dono del Padre, del Regno. Amen. Concludiamo questo incontro ripetendo su di noi e attraverso noi, sui nostri amici, familiari, conoscenti, la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.